Siamo al Villaggio Bahia 2016, siamo in compagnia di Katia Romeo. Katia, andiamo subito al sodo. La crisi del settimo anno l'abbiamo superata, siamo alla settima edizione. Com'è andata? Bene, bene, è andata molto bene. Il settimo anno è stato il consolidamento di un'esperienza che ci ha visti concludere il nostro anno di attività sportiva. Il 2015-2016 ha messo il suo punto fermo proprio con il camp. E devo dire che la carica dei 110 è stata una grande prova di resistenza. Una prova che è stata tra l'altro condotta da coach Gaetano Gebbia, che si sa e risaputo che ti mette alla prova alla grande, con il suo modo di essere sempre comunque serio, professionale, professionista e soprattutto voglioso di insegnare l'amore verso lo sport in genere, così come lui stesso oggi nel salutarci ha sottolineato, ma soprattutto il suo entusiasmo, la sua competenza e veramente il suo amore verso il basket. È stata un'edizione caratterizzata dalla pioggia, camp bagnato, camp fortunato, stiamo parlando degli ultimi 2 giorni. Ma devo dire soprattutto il venerdì pomeriggio, cioè ieri pomeriggio c'è stato veramente, abbiamo fatto un uno contro uno con le nuvole che comparivano e scomparivano. È stato però simpaticissimo perché anche in questo caso siamo stati capaci negli sprazzi di sole di supplire bene, anche se devo dire ci eravamo attrezzati ad utilizzare il palatenda che il comune di Paola cortesemente aveva messo a disposizione. Hai parlato di carica di 100, 110, 110. ma numeri a parte, la vittoria secondo te più grande è quella forse che anche i genitori alla fine, l'ultimo weekend o anche durante la stessa settimana, vi hanno seguiti. Stiamo parlando, non vorrei esagerare, ma stiamo parlando di oltre 250 persone registrate nell'ultimo weekend. È questo il risultato più eclatante forse? Sì, magari i numeri possono anche un po' impressionare, ma quello che diciamo ci ha resi più entusiasti è proprio questa partecipazione attiva, questa voglia di stare insieme a noi e anche di mettersi a disposizione per dare una mano, quindi non solo godere dell'ospitalità di questo bellissimo villaggio che presenta le caratteristiche del divertimento per tutti, ma contemporaneamente è avvolgente e crea quasi un ambiente familiare se vuoi, se ti fa piacere. E, sì, questi genitori, alcuni sono stati con noi dall'inizio della settimana, anche perché hanno accompagnato proprio dei cuccioli, 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 ancora prima, quelli che ancora vengono prima del mini basket. Ma non lo definiamo così, ma sono proprio dei cuccioli amanti del basket. E poi alcuni si sono aggiunti per il fine settimana e niente, ancora ora saranno con noi sino a domani, vivendo insieme a noi quel clima che già dal Palalumaca ci portiamo dietro. Per quanto riguarda il coinvolgimento, quindi di tutti i tuoi bambini che ti seguirebbero anche in capo al mondo se tu glielo dicessi, tant'è vero, ogni tanto parlando con te mi hai detto se io dicessi alle mie ragazze, ai miei ragazzi di venire alle 3 del mattino a fare allenamento, loro mi seguirebbero. È frutto e merito comunque degli insegnamenti e di un valido istruttore. Quanto può contare questo come figura all'interno di un centro? Chiamiamola. Possiamo definirla una figura spirituale con molte virgolette, l'importanza di un istruttore valido all'interno di un centro. Guarda, io da sempre ho avuto una convinzione, mi sono sempre posta una domanda, ma perché un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza dovrebbe giocare a basket in Calabria? Adesso senza voler sminuire chi fa tanti sacrifici per tenere alta la nostra regione nell'ambito dei campionati senior. È già da un po' di tempo che non si riesce a creare un modello che possa essere veramente credibile. Sicché questi bambini, questi ragazzi, bisogna cercare di coinvolgerli con una serie di attività collaterali. Io adesso sto seguendo un gruppo di ragazze che adesso cominciano ad avere 16-17 anni, di fronte alle quali sento dei grandi sensi di colpa. Perché
perché loro amano il basket, amano la pallacanestro, ma senza mai avere avuto l'opportunità di vedere un basket femminile giocato ad alti livelli nella nostra città e anche nella nostra regione. Per cui si sono innamorate di questo sport anche grazie a tutta quelle serie di attività che con grande entusiasmo ci inventiamo, alle quali partecipiamo, e cerchiamo di essere, non lo facciamo in maniera studiata, anche se dentro esiste la convinzione che bisogna creare un buon motivo perché i ragazzi da noi scelgano di giocare a pallacanestro. Onde evitare appunto una dispersione che arriva ad una certa età alle nostre latitudini, pur è triste dirlo, è quasi inevitabile. Eh sì, è quello che invece noi speriamo che non succeda, lo speriamo da tanto tempo, abbiamo provato anche noi a metterci in gioco tante volte, creando anche delle piccole alleanze, con la speranza che queste alleanze però non si spegnessero di fronte al vincere un campionato, perché diventerebbe, anzi è stato, abbiamo sperimentato che sono state esperienze fallimentari troppo riduttive. Ci siamo detti, questa è una coperta corta, se noi guardiamo avanti restano scoperti i piedi, se noi guardiamo indietro lasciamo fuori la testa, insomma è il momento, veramente il momento, sarebbe il momento, perché il tempo sta trascorrendo, la nostra vita va avanti, non siamo più dei ragazzini, sarebbe il momento che ci decidessimo veramente a specializzarci. Chi è più capace nel primo settore giovanile, che faccia il settore giovanile? Chi ha voglia di andare avanti, di fare selezione, di fare un'attività senior, che la faccia ma in maniera credibile e secondo un progetto che non sia solamente la presentazione di un progetto, ma che abbia un iter, che venga corretto in itinere se ci sono degli errori, ma soprattutto che ci dia segno di un percorso realizzato, per cui che si parli poi alla fine di com'è andata, quali sono stati i risultati, qual è stata la ricaduta su un territorio. È necessario cominciare a diventare più seri, più responsabili, ma lo dico a me stessa per prima, non solo agli altri. Alle nostre spalle stanno smontando il campo il povero Saverio assieme a tuo marito e al buon Fabio. Tuo figlio Luca è con la febbre a 38 e mezzo circa. Il buon risultato di questo camp è anche frutto comunque di uno staff, dai, possiamo dirlo, sempre sopra le righe, ma in senso positivo. Sì, 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 no, siamo sempre attenti, allerta, ma ripeto, fondamentalmente c'è il piacere di stare insieme, il piacere di vivere lo sport come un momento di, non vorrei usare termini grossi, ma di aggregazione, proprio aggregazione sociale, di condivisione di tante situazioni e anche di condivisione di problematiche che possono essere anche relative purtroppo alle famiglie, la mancanza di lavoro, e non abbiamo la bacchetta magica, ma sicuramente abbiamo la capacità anche di regalare un sorriso, una pacca sulle spalle, per cui quello che ti viene di ritorno è l'essere sempre avvolto. L'ho sempre detto, non siamo ricchi in termini di denaro, ma siamo ricchi in termini di affetto, e quello ci basta. Allora ringraziamo Katia Romeo qua dal Villaggio Bahia con una promessa: non c'è 7 senza 8, come dice il famoso proverbio. Speriamo di poterlo mantenere, anzi già cominciamo a lavorare. Quest'anno, tra le altre cose, mi piace dirlo a Reggio Canestro, che tramite te ci affianca, è sempre presente, viene a curiosare, ci fa tanto piacere. E la nostra settima edizione è stata anche, diciamo, marcata da una grande azienda che è la Beretta, che è stata qui presente, diciamo, non in termini solamente di pubblicità, ma proprio fisicamente. Abbiamo avuto il piacere di avere in maniera operativa la presenza della famiglia Beretta, che già lo scorso anno aveva fatto capolino solo col capofamiglia. Quest'anno invece la famiglia per intera è stata con noi, per cui abbiamo avuto modo di gustare i salumi Beretta, ma di vivere anche la simpatia di questa famiglia e comunque la voglia di veramente. Tante volte si dice che il nord, al nord le persone sono così, noi siamo invece più accoglienti, non è niente vero. Dovunque sia,
siamo esseri umani che hanno voglia di vivere e ci sono esseri umani che la vita la vedono invece come, non so, in maniera spregevole. E noi invece vogliamo dire sempre e comunque attraverso lo sport che amiamo la vita. Anche perché abbiamo avuto tra le tue ospiti una campionessa europea, mondiale, che è stato i primi giorni un incubo delle bambine e delle ragazze, però poi l'hanno presa per il giusto verso perché è di una simpatia fuori dal comune e stiamo parlando di... Assolutamente sì, abbiamo avuto il piacere di avere con noi da Ragusa, dalla Passalacqua, Svetlana Kuznecova, atleta olimpionica, plurimedagliata, adesso oggi fresca allenatrice nazionale, ha appena superato l'esame di Bormio, allenatrice del settore giovanile della Passalacqua. Già nelle scorse settimane avevamo avuto proprio il piacere di ricevere al Pallalumaca la visita di coach Lambruschi insieme al presidente Passalacqua in persona, che erano venuti proprio perché interessati da alcune nostre ragazze. Non è ancora ufficiale, ma qualcuna delle nostre potrebbe andare a vivere un'esperienza di un grosso club come in questo momento è Ragusa. E Svetlana invece l'abbiamo conosciuta lo scorso anno in occasione del mini basket in tour, quando io nel ruolo di responsabile mini basket Calabria mi ero fatta venire l'idea di creare idealmente un ponte con la vicina Sicilia e avevo appunto invitato un gruppo di bimbe esordienti che erano appunto accompagnate da Svetlana, che da subito, a parte il suo aspetto abbastanza rigido e rigoroso, aveva invece manifestato grande capacità di relazione e di comunicazione con tutti, ma con le bambine in particolare, per cui abbiamo goduto anche di questa presenza simpaticissima. E ora, ahimè, visto che tu vuoi sapere tutto, assolutamente, ieri sera abbiamo mostrato ai ragazzi il messaggio di Raffaella Masciadri, che avrebbe dovuto essere con noi, solo che anche lei ha partecipato al corso allenatori nazionali, che è appunto finito qualche giorno fa, e per impegni successivi di famiglia ha dovuto declinare l'impegno, però anche Raffaella ci è stata vicina in tante tante maniere. Con una famiglia che cresce, un'organizzazione che va sempre avanti, ringraziamo Katia Romeo e salutiamo tutti dal Villaggio Baià. Bye.